Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Gesù ti amo con la tua volontà, vieni di mia volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te con la mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare a tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo con la Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quello spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Ma Santo, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso perché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. La Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, nona meditazione, la Regina del Cielo nel regno della Divina Volontà viene costituita da Dio Celeste Pacera e vincolo di pace tra il Creatore e la Creatura. Figlia del mio materno cuore, non temere, non ti dimenticherò giammai. Anzi, se tu farai sempre la Divina Volontà e vivrai nel suo regno, saremo inseparabili. Ti porterò sempre stretta nella mia mano per guidarti e farti da guida e per insegnarti a vivere nel Fiat Supremo. Perciò bandisci il timore, in esso tutto è pace e sicurezza. La volontà umana è la turbatrice delle anime e mette in pericolo le opere più belle, le cose più sante. Tutto è pericolante in essa. In pericolo la santità, le virtù e la stessa salvezza dell'anima. E la caratteristica di chi vive di volere umano è la volubilità. Chi mai può fidarsi di chi si fa dominare dalla volontà umana? Nessuno, né Dio né gli uomini. Somiglia a quelle canne vuote che si girano ad ogni soffio di vento. Perciò, figlia mia carissima, se qualche soffio di vento ti vuole rendere incostante, tuffati nel mare della Divina Volontà e vieni a nasconderti nel grembo della mamma tua affinché ti difenda dal vento dell'umano volere e stringendoti con le mie braccia ti renda ferma e sicura nel cammino del suo regno divino. Ora, figlia mia, seguimi innanzi alla Maestà Suprema e ascoltami. Io, con i miei rapidi voli, giungevo nelle loro braccia divine e come giungevo sentivo il loro amore rigurgitante che come onde impetuose mi coprivano dell'amore loro, delle divine persone. Oh, come è bello essere amati da Dio. In questo amore si sente felicità, santità, gioie infinite e la creatura si sente talmente abbellita che Dio stesso si sente rapito dalla bellezza speciosa che infonde nella creatura, nella madre. Io volevo evitarli e sebbene piccina non volevo restare dietro il loro amore. Quindi dalle onde di amore che mi avevano dato promuovo le mie onde per coprire il mio creatore col mio amore. Nel far ciò io sorridevo perché sapevo che il mio amore non poteva coprire l'immensità dell'amore loro. Ma con tutto ciò io facevo la prova e sul mio labbro spuntava il sorriso innocente. L'ente supremo sorrideva al mio sorriso e festeggiava e si trastullava con la mia piccolezza. Ora, nel più bello dei nostri stratagemmi amorosi, io ricordavo lo stato doloroso della mia famiglia umana sulla terra e che io pure ero della loro stirpe. Ed oh, come mi doleva e pregavo che scendesse il Verbo Eterno a porvi rimedio, e lo dicevo con tale tenerezza
che giungeva a cambiare il sorriso, la festa e il pianto. L'Altissimo si commuoveva tanto dei miei lacrime, molto più che erano lacrime di una piccina che, stringendomi al seno divino, mi asciugavano le lacrime e mi dicevano: figlia, non piangere, fatti coraggio, nelle tue mani abbiamo messa la sorte del genere umano, ti abbiamo dato il mandato ed ora, per più consolarti, ti facciamo pacere tra noi e l'umana famiglia. Quindi a te è dato di rappacificarci. La potenza del nostro volere che regna in te si impone su di noi a dare il bacio di pace alla povera umanità decaduta e pericolante. Chi può dirti, figlia mia, ciò che provava il mio cuore a questa condiscendenza divina? Era tanto il mio amore che mi sentivo venire meno e, delirando, spasimavo, cercando al tuo amore per ristoro del mio amore. Ora una parola a te, figlia mia. Se tu mi ascolterai per mettere da banda il tuo volere, dando il posto regio al fiat divino, anche tu sarai amata con amore speciale dal tuo creatore. Sarai il suo sorriso. Lo metterai in festa e sarai vincolo di pace tra il mondo e Dio. Siamo lodati Gesù e Maria. Questa è la nona meditazione, il nono giorno di questo straordinario testo, molto importante ed edificante, dove vorrei che facessimo caso a una cosa in particolare. L'intento, il fine della Madonna nel meditare questa meditazione non è solo quello di mostrare la sua funzione del tutto peculiare con il piano della salvezza nel regno della Divina Volontà, i suoi rapporti del tutto singolari con l'Altissimo, ma quello di spronare tutti noi a entrare in questa stessa dinamica. Si capisce bene dalla parte conclusiva, dalle ultime parole che abbiamo letto, ma anche da altri passaggi. Se tu mi ascolterai per mettere da banda il tuo volere, dando il posto al fiat divino, anche tu sarai amato con un amore speciale e specioso dal tuo creatore. Sarai il suo sorriso, lo metterai in festa e sarai vincolo di pace del mondo e Dio. Questa meditazione culmina nel fatto che la Madonna, presa compassione del genere umano, vedendo come stiamo ridotti, chiede a Dio di mandare il Verbo, e il Verbo risponde dicendo: bene, nel frattempo tu sei la pacera tra noi e la razza umana, quello che ci dà tutti, ci mette in pace con tutti, e in forza di quello che tu hai, in forza del tuo volere che regna in noi, noi diamo un bacio di pace fin da adesso a tutta l'umanità decaduta e pericolante. Però il passaggio fondamentale è questo, cioè questo, diciamo, beh, questa è la Madonna, questi sono affari suoi, questa non è roba per noi. Siamo, diciamo, tentati di fare un discorso di questo genere, che sembrerebbe tra l'altro anche un discorso vero, giusto, fondato e umile, ma non è così. Io ricordo benissimo la prima volta, ormai un anno e mezzo fa, che mi postavo quasi questi scritti qui, e io dicevo: ma che c'è scritto qui? Questo è italiano o è cinese? Questo è italiano. Se tu mi ascolterai per mettere da banda il tuo volere, anche tu sarai amata con amore speciale. Anche tu. Sapete che significa direttamente? Non hai ancora mai sentito o avvertito l'amore speciale da parte di Dio? Non hai messo da parte il tuo volere umano? Ma non c'è niente di più difficile. Cioè, non c'è niente di più facile e non c'è niente di più difficile. Perché la nostra volontà umana è peggio dell'araba fenice, peggio. Tu non fai in tempo a dargli un colpo che sembra mortale e ti risorge in altre mille forme e sfaccettature differenti. E sempre, quasi sempre, mascherato. Quasi mai, siccome il suo agente propulsore, perché il creatore della volontà indipendente da Dio è il diavolo, è stato lui. E sappiamo che il diavolo non viene mai con la carta d'identità in mano, mai, mai. Anzi, c'ha regolarmente con tutti quanti i delinquenti passaporto falso, carta d'identità falsa, documento falso, non si fa riconoscere. È
Quindi bisogna fare una tale attenzione, e io vi invito, invito me e invito voi attenti, a fare attenzione, specialmente chi comincia a masticare un pochino gli scritti di Guisa, a una cosa, a un aspetto del tutto peculiare delle risurrezioni nefaste della volontà umana, che sono le volte in cui si fanno le cose sante non in modo gradito a Dio. Guardate che Gesù dice delle parole di fuoco, eh? Molte opere buone, io mi giro dall'altra parte, da parte delle anime devote specifica, non da parte delle persone cattive, mi giro dall'altra parte, perché la nostra volontà umana è terribile. Io ricordo tanto tempo fa, quando parlavamo un pochettino del velo munibre, sentii una santa suora che mi disse queste parole: padre, non consenta alle donne che vogliono mettere il velo di scegliere il colore, perché la vanità femminile è tale che pure sulla mortificazione esce fuori, perché deve essere come mi piace a me, della forma che piace a me, di quello che piace a me. Così quel gesto, che sarebbe un gesto, come dire, di amore al Signore, di mortificazione, libero, volontario e attualmente non obbligatorio, tu ci metti e ti sgiro dall'altra parte, non lo guarda, non guarda proprio. Per farvi capire, per dire soltanto uno, io non c'è, ma quando sento queste cose dico, accicchi, che vogliamo fare? Quindi bisogna fare attenzione, che non basta fare il bene, diceva già Sant'Alfonso, bisogna farlo bene, lo devi fare il bene, se Dio lo vuole, quando Dio lo vuole, in quanto Dio lo vuole, come Dio lo vuole, perché Dio lo vuole, solo Lui. Se non si va dall'altra parte, è volontà umana, è volere umano, anche se ti sembra apparentemente la cosa più bella e più santa di tutte. La vita nella divina volontà, non mi stancherò mai di dirlo. Se una persona ci vuole entrare, guarda, io sto cercando di entrare, non so io come sta succedendo, cioè, Dio ti distrugge. Cioè le umiliazioni che si passano sono infinite, sono, perché tu vedi quante volte, ma anche nella più perfetta buona fede, d'accordo, che tu veramente dici, mamma mia, dico, dove devono nascondere? Cioè, c'è anche quando uno pensa che va, cioè, deve stare attento perché va, che facciamo? Allora dicevo, la santa pazienza, la santa calma, la santa umiltà della prete, della cosa, e continui pazientemente, giorno dopo giorno, va bene, ho capito, va bene. Ogni giorno ce n'è, ogni santo giorno ce n'è una, per dire, va bene, va bene. Cambiare, ok, d'accordo, ho sbagliato, ok, in continuazione. Certamente Dio lo fa con la sua straordinaria bontà, delicatezza, eccetera. Ma attenzione, questo lo fa a chi lo fa fare. Perché noi possiamo tranquillamente, e questo lo fanno purtroppo il 90, e mi tengo largo, per cento delle persone, non ascoltano nessuno. E non ascoltano, meno che mai la voce di Dio che va nel cuore, non l'ascoltano, perché c'è una volontà forte, proterva, caparbia, superba, che vuole fare quello che vuole, anche quando si mette in testa di fare le cose buone e sante. Vi prego di credere, insomma, questo lo vedo per esperienza plurima, d'accordo? Pluriattestata. E chiaramente adesso, essendo particolarmente sensibile a certe cose, perché ho le antenne, capite, collegate, si vede benissimo. Quindi bisogna fare attenzione. Allora, riprendiamo la meditazione. Alcuni punti chiave. La Madonna dice: se tu farai sempre la divina volontà e vivrai nel suo regno, saremo inseparabili. Capite che significa vivere in maniera inseparabile con la Madonna, H24 con lei, che sta sempre e incessantemente con noi. Ma c'è un se tu farai sempre la divina volontà e vivrai nel suo regno, non 7 volte su 10, 4 volte su 100, sempre, se non nell'esecuzione, perché è chiaro che noi non siamo, cioè non si fanno queste cose dall'oggi al domani, nell'intenzione. L'intenzione richiede quello che ho appena detto, quella docilità
e quell'umiltà di essere sempre pronto a metterti in discussione, sempre, sempre. Se questo c'è, saremo inseparabili. E guardate che saremo inseparabili e saremo inseparabili. Ti porterò sempre stretta nella mia mano, per guidarti e farti da guida e per insegnarti. Vedete, avviva la Fiat Suprema. Dice, ma come? Ha detto che deve fare sempre la divina volontà e ti deve insegnare? È certo. Perché tu devi entrare nell'ottica, ma sapendo che noi stiamo ridotti malamente, non siamo mica come la Madonna, non siamo mica l'Immacolata Concezione. Quindi ci sarà una montagna di cose, anche le più inaspettate, anche le più dolorose, da cambiare, da resettare. Se no non ci entri qui dentro, stai al di qua. Allora, prima cosa che dice, bandisci il timore, in esso con la E maiuscola, cioè nel Fiat Supremo, tutto è pace e sicurezza. Cosa significa sempre? Se non hai nel cuore pace profonda e sicurezza, tu qui non ci stai entrando. Punto. D'accordo. Bisogna sempre rovesciare. Io quando facevo le scuole, l'ho detto tante volte, no? Al Borgo San Michele, i primi incontri biblici, dico, quali sono una buona lettura dei passi evangelici, no? Fare sempre il contrario. Chi pone mano alla lato, si volge indietro, non è adatto per il regno dei cieli, quindi che si cambia la cosa. Chi si volge indietro, d'accordo? È adatto pure per il regno dei cieli, soltanto chi va avanti con costanza e perseveranza. Devi capovolgere la frase. E quindi, cosa sto facendo io? E capisci? Questo è molto più bello, perché questo non è una, come dire, un'accusa o un giudizio moralistico, ah, sei cattivo, non stai facendo questa cosa, ma ti porta a capire la situazione di base su cui devi lavorare, perché tanto è inutile che tu fai finta o appari, oppure questa altra dinamica, le persone che hanno il direttore spirituale, che col tempo passa, poi capisco, il direttore spirituale è lo Spirito Santo, non sono, dinanzi a cui non si possono fare bluff o nascondersi, dinanzi al direttore spirituale umano faccio finta, d'accordo, mi atteggio, bravo, buono, eccetera, eccetera, poi la prima cosa, a che serve? A nulla. Allora, prosegue, anche qui, se io mi riscontro in queste cose, la volontà umana è la turbatrice delle anime, la turbatrice, bella questa cosa qui, no? La turbatrice, ogni volta che tu avverti un minimo turbamento interno, sta operando la tua volontà umana. Questo è un dogma di fede, si potrebbe dire, d'accordo? Di fede divina cattolica, ovviamente sto esagerando e scherzando, no? E mette in pericolo, attenzione, come appena detto, le opere più belle e le cose più sante. Vogliamo comprendere certa messa. E la celebra con tanta attenzione e devozione. Perché la celebra in questo modo? Per farsi dire, pensa che santo prete, come celebra bene la messa? O per amore di Dio? Se poco poco lo fa per il primo motivo, sì, va bene, le persone presenti sono anche state contente che hanno visto una bella messa, ma Dio si gira dall'altra parte, perché quello non è un palcoscenico. Capite? Ci vuole l'ars celebrandi, ma l'ars celebrandi tu la devi praticare per piacere a Dio, perché quella è una cosa che dà gloria a Dio. E quello che pensano che tutte volte la messa è troppo lunga, la messa è troppo corta, non fa niente, d'accordo? Io sto a vivere questa cosa sotto i suoi occhi. Sono cose molto profonde queste qui, sono cose molto sottili. E sono cose che vanno verificate. Attenzione, continua, tutto è pericolo in essa, nella volontà umana. È in pericolo la santità. Perché la santità di volontà umana è falsa, è tutta apparenza. Ve lo assicuro. Io ho dovuto, non posso parlare, cioè, veramente è tutto finto, non c'è stato proprio niente, c'è proprio il semi zero dentro, tutto finto.
In pericolo la santità, in pericolo le virtù, non ci sono. Ma attenzione, è la Madonna in persona che parla, la stessa salvezza dell'anima, la salvezza dell'anima, cioè, tra l'inferno, la salvezza dell'anima, è al repentaglio la salvezza dell'anima. Perché quando si agisce di volontà umana, bisogna fare attenzione a non essere troppo leggeri di coscienza, a volte si fanno dei peccati mortali, grossi quanto una casa, io ve lo assicuro che mi accorgo. E le anime gli passano anche per l'anticamera del cervello, perché il peccato mortale sono solo i peccati contro il sesto comandamento. Ma chi l'ha detto questo qui? Chi l'ha detto? E si possono fare dei peccati mortali gravissimi di pensiero, gravissimi. Cioè Gesù è stato coronato di spine non soltanto per i pensieri impuri, per i peccati mortali di superbia che si fanno, di giudizio verso le persone che si fanno, capite? Si possono fare peccati mortali di pensiero. Allora, quando uno agisce di volontà umana, è leggero, insomma, che ci fa? Io vado a fare un comunione, ma che fai? D'accordo? Da che si vede che poi le comunioni sono fatte malamente? La comunione si dovrebbe fare diventare santi. Se santo non ci diventi con la comunione, vuol dire che quelle comunioni non servono quasi a niente, perché se la tua anima non è disposta a ricevere la comunione, quella comunione non ti fa niente. Tutte le questioni che fanno adesso in giro, inutili, perché poi come pensa a vedere il Papa c'è tutt'altra idea di fare cose strane, la comunione di se è divorziato, se uno sta in grazia di Dio a fare la comunione, quella comunione non gli fa niente, non solo che non gli fa niente, gli fa un male bestiale a lui, oltre che essere un peccato gravissimo nei confronti di nostro Signore, capite? Perché non dipende da quello la tua santità, dipende dalle disposizioni su cui quella cosa cade. Perché ogni recipito, un modo un continente, stupito, non ero da monte al cielo, lo metti dentro una fiasca, dove c'è stato l'aceto, quello fa schifo, fa, capito? Se la nostra anima non è disposta, non serve a niente, niente, non serve a confessione, non serve a niente, niente, capite? Io non ho mai trovato fino ad oggi, sono 30 anni, insomma, sono quasi 30 anni che sto appresso al nostro Signore, che mi sono detto tutto questo mondo possibile, immaginabile. Sono andato appresso dal mondo a movimenti ecclesiali, a ordini religiosi, a bici, a brogli, a devozioni, a santi, a tutto quello che vi pare. Io non ho mai trovato una, chiamiamola spiritualità, che si chiama così, che ti mette così profondamente a nudo e che ti costringe a far uscire fuori quello che tu sei. Da che parte vuoi stare? Senza menzogne, perché qui non stai davanti a un uomo che lo puoi ingannare, stai davanti a Dio, Dio non si inganna. Se ti ci metti, e se ti ci metti, allora, e dice, mette a repentaglio la salvezza dell'anima, e ecco qua la caratteristica di chi vive di volere umano. Qual è? Proprio l'anticristo, adesso arriva l'anticristo, qual è l'anticristo? La volubilità, la volubilità. Uno che cambia in continuazione, cambia presente in continuazione, non si ferma nella costanza, nella perseveranza di un percorso. Chi mai può fidarsi di chi si fa dominare dalla volontà umana? Che oggi pensa una cosa, oggi pensa un'altra. Nessuno, né Dio né gli uomini, sto leggendo qui, somiglia a quelle canne vuote che si girano ad ogni soffio. È bruttissima questa immagine, però la verità, la Madonna è buona, ma la Madonna è buona, ma è, ci ama di amore vero, nel senso che per il tuo bene ti ci mette dinanzi alla verità, poi sta a te lasciarti affrontare oppure non dire, a me non mi riguarda questa roba, perché questa è, sapete che c'è gente che ascolta le meditazioni, lo dico io, comincia a pensare, questo è per Tizio, questo è per Caio e questo è per Semprone, per tutti tranne che per me, sistematicamente, d'accordo? Ognuno poi raccoglie, diciamo così, l'albero si riconosce dai frutti e le vendemmie si riconoscono dai. Ok. E continua. Se qualche soffio di vento ti vuole rendere incostante, non esiste cammino di santificazione senza la
costanza e la perseveranza. Nella Bibbia si legge testualmente nel Salmo 119 una frase un po' forte: detesto gli animi incostanti. Testuali parole. Chiaro che questo non vuol dire, cioè non è attribuire antropomorficamente, d'accordo? Cioè questa espressione serve a far capire quanto l'incostanza sia proprio espressione della volontà umana, l'antidio, perché se c'è questo, tu non farai nessun tipo di progresso interiore. È meglio che tu fai tanto così costantemente, piuttosto che fai la giornata da santo e il giorno dopo da non so che. Non serve fare una botta da santo il giorno dopo da non so che. È meglio fare un passettino da bravo cristiano, un altro passettino da bravo cristiano, poi cominciamo a andare, capite? Ma il diagramma della nostra, di questi grafici, no? Deve essere in salita, può essere anche una salita di un grado impercettibile, non fa niente, ma non può essere così, perché questo non serve a niente, perché se tu fai così, fai lo yo-yo, dopo che hai fatto lo yo-yo, alla fine, quando stai, arriverò esattamente al punto di partenza, non hai fatto né un passo avanti né un passo indietro. Allora, se tutto questo succede, che dobbiamo fare? Vieni a nasconderti nel grembo della mamma tua affinché ti difenda dal petto dell'umano volere. Noi abbiamo bisogno di essere difesi non dai nostri nemici, non da chi ci vuole, ma nemmeno dal diavolo, perché il diavolo non si sconta fino a quando in noi regna la volontà umana. Non serve il diavolo, c'ha già il suo agente specializzato che lavora dentro di noi. Quindi il diavolo non si sporca le mani, non c'è, non te sei vila proprio. Qual è il motto dei satanisti, quelli che sono stati qua la settimana scorsa? Ricordiamolo sempre, il motto dei satanisti è: fai quello che vuoi, cioè il tuo Dio è la tua volontà. Questo è il motto dei satanisti. Vuol dire che se tu fai la tua volontà, dai gloria a Satana in continuazione, perché ne imiti le opere, perché il creatore della volontà antidea è lui. Perché se tu fai quello che ti pare, tranquillo, ma anche nelle cose sante tu fai quello che ti pare, capito? Non gli importa niente che tu stai tutto il giorno in ginocchio di rosario, perché se tu quello lo fai di volontà tua, a lui va benissimo. Sapete che Satana dentro monasteri interi ha simulato lievitazioni, estasi, stigma, eccetera eccetera, badesse che ci hanno messo, lo racconta tanto Alfonso, 20 anni per scaprire l'inganno che c'era. Qual è la prova del 9? Sapete qual è la prova del 9? Una sola, una. Non ci sono altre prove del 9. La sapete la storia di San Filippo Neri? La storia di San Filippo Neri la sapete? No, che dicono che c'era la grande mistica, la grande cosa, e c'era il Papa, stava a Roma, che si guidava San Filippo Neri, dice: guarda che c'è quella, vacci un attimo a fare un chiacchiere, poi dimmi un po' che cos'è. San Filippo era piede di Ruviava, è arrivato a casa sua, c'aveva le scarpe sporche e gli dice: scusi, mi può dare una pulita alle scarpe? Le scarpe sono veramente merende, cioè, la pulita alle scarpe? Ma io non posso pulire le scarpe, scusi, ma come si permette? Sì, va bene, ci scambia due chiacchiere di cortesia, dopodiché torna dal Papa e dice: lì non c'è niente. Fine del discorso. Cioè non è che ci torna un'altra volta, forse stava messa, ma non c'è niente. Niente. Ci sono le due umiltà e ubbidienza. Voi sapete, ci sta ancora in giro, io vi invito a leggere, c'è ancora i testi, c'è ancora un pochino. Sapete l'omelia che fece un signor Petro, che è uno della mia ordinazione sacerdotale? Le tre U. E chi se l'ascolta più? Umiltà, ubbidienza e unità. Unità vuol dire unità nella Chiesa, unità generale, unità con tutti. Se tu stai in queste tre cose, qualunque cosa accada, si risolve. Qualunque. Vediamo tutto il pazzo che vuole. Umiltà, ubbidienza e unità. Unità, capite che è l'altra parola della carità. Se vogliono queste tre cose. La più importante di tutte è l'ubbidienza. La più importante di tutte è l'ubbidienza. Il demonio non ubbidisce a nessuno. Capite? A nessuno. E quindi appena uno cade lì, non c'è niente,
niente, niente di santo. Come si dice come stanno i migranti amici la mattina? Quando ero piccolo io dicevo, riprova, sarete fortunati. Perché fino adesso, niente. Allora, figlia mia, se vuoi innanzi alla maestà suprema, ascolta. E qui la Madonna comincia a parlare dei suoi voli divini. Anche qui c'è un'altra cosa fondamentale: appena si entra nel regno di volere, è un rinnovato spirito di profondissima preghiera. Cioè, la preghiera non è più un pensum, d'accordo? Una cosa che devo fare, anche se dobbiamo imporci a restare nei momenti, ma è una esigenza e si entra in un altro mondo quando si comincia a pregare. Perché? Perché si percepisce veramente nella preghiera l'amore di Dio. Com'è bello essere amato da Dio, in questo amore si sente felicità, santità, gioie infinite e si sente, la creatura si sente talmente abbellita che Dio stesso si sente rapito della bellezza speciosa che Lui stesso infonde nella creatura, nella mano. Se fa l'attenzione che anche nella preghiera bisogna fare molta attenzione, alcune anime di costituzione, diceva Santa Teresa, di debole compressione o facili all'emotività, vivono nella preghiera delle illusioni spirituali, cioè si autoprovocano alcuni effetti che sono, ovviamente se li autoprovocano in forma molto molto imperfetta e non come quando vengono direttamente da Dio, ma che sono simili ad alcuni effetti che ti vengono dalla preghiera profonda, tipo profondi diletti, tipo lacrime, tipo affetti molto molto intensi. La prova del nome è sempre quella che ci dà Gesù nel Vangelo: si riconosce l'albero dai suoi frutti. C'era un passaggio molto bello degli scritti di Luisa, ho letto l'altro giorno, dove lei stessa se lo diceva da sola, che ha un'esperienza particolare con l'alto, e lei stessa dice: non ho nessun dubbio. Aspetta un attimo, non mi ricordo se era lei o se era un pezzo tratto dalla Madonna negli scritti di Maria Valtorta, che anche lei lo dice, la Madonna stessa dice: ho riconosciuto subito che era un'operazione divina dagli effetti che mi ha lasciato nel cuore, istantanei, e da quelli che sono venuti dopo. Perché se tu stai a contatto con Dio, la prova del nuovo è che tu diventi più virtuoso. Non c'è niente, non è possibile che tu stai a contatto con Dio e rimani sempre uguale, dicono i maestri spirito, soprattutto nel difetto dominante. Se rimani sempre uguale lì, la tua esperienza di Dio è falsa, non è vera. Perché, ripeto, qui la volontà umana continua a tornare in tutti i modi possibili. E poi, dopo questa esperienza, appunto, c'è questo stratagemma amoroso in cui la Madonna si propone come nostra sorella. Dice: ah, io sto tanto bene, i miei fratelli stanno rovinati, che facciamo? Manda il Verbo Eterno, facciamo qualcosa, perché si stanno messi male. E lo dicevo con tale tenerezza che giungeva a cambiare il sorriso alla festa e pianto. La Madonna ha pianto per noi, ha pianto sulla miseria della razza umana. E l'Altissimo Dio si commuoveva alle mie lacrime e diceva: figlia, non piangere, fatti coraggio, attenzione, nelle tue mani abbiamo messo la sorte del genere umano. Nelle mani della Madonna sta la sorte del genere umano, e ti abbiamo dato il mandato, queste sono le meditazioni precedenti, ed ora per più consolarti li facciamo pacere tra noi e la famiglia. E la Madonna chiaramente accetta. Chi può dirti ciò che provava il mio cuore in questa condiscendenza divina? Era tanto il mio cuore che mi sentivo venir meno e delirando spasimavo cercando altro amore per ristoro del mio amore. Ecco, ovviamente la comprensione perfetta, insomma, di queste disposizioni della Madonna non è possibile a noi comuni mortali,
è in parte, diciamo così, percepibile quando si entra in questa dinamica, ecco, di preghiera molto profonda. E poi conclude, concludiamo da dove siamo partiti, e tutto questo, di quello che la Madonna narra, i suoi voli divini, la sua esperienza profonda della felicità, della gioia, della pace, dell'amore di Dio, di quello che comporta, di quello che lei stessa li cambiava quando stava, come abitualmente accadeva, in contatto con Dio, non è esclusiva per lei. Se tu mi ascolterai con mettere da banda il tuo volere, dando il posto regio al fiat divino, anche tu sarai amata con amore specioso dal tuo creatore. Il creatore ama tutti, come sappiamo, e vuole la salvezza di tutti, e ama ciascuno come se fosse l'unico. C'è però chiaramente un amore specioso, particolare, che non è per tutti, è per coloro che si dispongono a riceverlo. Sappiamo benissimo, insomma, che una connotazione fondamentale della vita nella divina volontà è vivere immersi in questo amore. E attenzione per non farsi illusioni strane, perché il paradiso comincia sulla terra, ma la terra non è il paradiso. Quindi dentro questo amore è sempre indissolubilmente unita non la croce, ma di più, la croce con la C maiuscola. Per cui c'è un amore immenso e ci stanno croci immense, fuse insieme, come era la vita terrena di Gesù e della Madonna, né più né meno. Però la gioia e la felicità sono veramente grandi. Se tu farai questo, metterai da parte il tuo volere, anche tu sarai amato con una speciale, anche specioso, il tuo creatore sarà il suo sorriso, lo metterai in festa. E attenzione, anche noi saremo vincoli di pace tra il mondo e Dio. Chiamo questo ministero del tutto particolare, si realizza la divina volontà, soprattutto imparando a pregare attraverso i giri, dove si ripara, si porta al Signore, ecco, l'amore per noi e anche per tutti, in particolare per gli ingrati e i malvagi. Siamo lodati Gesù e Maria.